Allora, se vi ricordate, l'ultima unità che abbiamo affrontato insieme era quella su Augusto e l'impero. Quindi abbiamo parlato dei problemi, no? Che Augusto doveva affrontare per rimanere, insomma, per diventare la persona più potente di Roma e come si è fatto attribuire tutte le cariche di cui abbiamo già parlato. Che cosa ha fatto dal punto di vista della politica estera, dal punto di vista della riforma amministrativa, fiscale, eccetera. Poi abbiamo parlato della dinastia Giulio-Claudia, quindi dei vari imperatori che si sono succeduti dopo la morte di Ottaviano, Tiberio, Caligola, Claudio, Nerone, no? E il diverso atteggiamento che questi imperatori mantenevano con l'aristocrazia senatoria e con il senato. C'era chi si mostrava rispettoso dell'autorità senatoria, come il figlio di Ottaviano, il figlio adottivo di Ottaviano Tiberio, e come anche Claudio, e chi invece cercava di, come Caligola e Nerone, di addossare su di sé tutti i principali poteri, abusandone anche a sfavore del Senato, no? Vi ricordate Caligola che addirittura la leggenda narra che abbia eletto come senatore un cavallo come segno di disprezzo nei confronti del Senato. Siamo arrivati al 68 con la morte, con l'uccisione da parte degli avversari politici di Nerone. Io vi avevo detto che i centri di potere più importanti, i nuclei di potere più importanti di Roma in questo periodo sono chiaramente l'imperatore, il senato, l'esercito e i pretoriani. Ok? Vi ricordate chi sono i pretoriani? I pretoriani sono i 9.000 uomini istituiti da Ottaviano Augusto, che erano gli unici uomini armati che potevano mantenere appunto le armi a Roma, ok? Quindi erano questi quattro i centri di potere più importanti di Roma, che mantenevano il controllo, anche che in qualche modo decidevano, perché quando l'imperatore si mostrava ostile nei confronti di uno di questi centri di potere, quello che poteva capitare è che appunto l'imperatore poi ci rimettesse la pelle, come è successo a Nerone. Quindi siamo arrivati al 68 con la morte di Nerone. La nuova unità, nel libro mi sembra che si intitoli Il secolo d'oro dell'impero. È divisa in due parti, è un'unità abbastanza semplice, nel senso che ci vuole un po' di memoria a ricordarsi gli imperatori, i principali eventi, quello che hanno fatto, quello che per cosa sono ricordati soprattutto, eccetera. La prima parte riguarda la dinastia che viene subito dopo quella Giulio-Claudia, che è la dinastia Flavia, mentre la seconda parte dell'unità è riservata al vero e proprio secolo d'oro dell'impero, ovvero l'impero adottivo, che poi vedremo che cos'è. Intanto partiamo dalla dinastia Flavia. Beh, dunque, chiaramente la morte di Nerone fa precipitare l'impero nel disordine. Siamo nel 68 a.C., Nerone muore nel 68, quindi Nerone muore senza lasciare alcun successore, alcun erede, quindi cosa succede? La scelta del successore scatena una guerra civile che porta al succedersi di ben quattro imperatori in un solo anno, quattro imperatori nel 69 d.C. E infatti viene chiamato l'anno dei quattro imperatori. Il primo fu Galba, il primo dei quattro fu Galba, che era l'anziano. E ogni tanto i video li interrompo perché non voglio che siano troppo lunghi, se no su WhatsApp non li carica. E comunque continuo. Il primo dei quattro imperatori fu Galba. Io sintetizzo, chiaramente. Le parti più importanti sono altre. Galba era l'anziano senatore che era sostenuto, era un senatore, quindi un aristocratico sostenuto dal Senato, che era riuscito a mettere in fuga Nerone. Poi Nerone, ricordate che si è ucciso. Galba però viene ucciso dai pretoriani, Senato
Ricordatevi i centri di potere: Senato, pretoriani, imperatore ed esercito. Ok? Quindi, come vedete, Galba era sostenuto dal Senato, ma viene fatto fuori in una congiura dai pretoriani. I pretoriani mettono sul trono un altro imperatore che è Otone, che era un nobile ex governatore della Lusitania. Le legioni romane in Germania si ribellano, quindi l'esercito si ribella alla scelta di Otone e al suo posto proclamano imperatore il loro comandante Vitellio, che occupa l'Italia e sconfigge Otone. Quindi Galba, come vedete, è l'esponente scelto dall'aristocrazia senatoria. Otone è stato scelto invece dai pretoriani. Otone sconfigge Galba. Dopo però l'esercito non vuole Otone, che è stato scelto dai pretoriani, ed elegge come proprio imperatore Vitellio. Vitellio e Otone combattono tra di loro e vince la battaglia Vitellio. Ok? Questo perché Vitellio era l'imperatore eletto dalle legioni romane in Germania. Voi dovete pensare chiaramente che l'impero romano è vastissimo, quindi l'esercito non era solo in un punto. Le legioni romane in Giudea, quindi in Oriente, eleggono come loro imperatore un altro imperatore, Tito Flavio Vespasiano. Quindi le legioni romane in Germania avevano scelto come imperatore Otone, ok? Otone che poi sconfigge Vitellio nella parte occidentale dell'impero. Nella parte orientale, nel frattempo, le legioni romane della Giudea eleggono imperatore questo Vespasiano. Vespasiano e Vitellio si combattono tra loro, Vespasiano vince la battaglia decisiva ed è così che si instaura la dinastia dei Flavi. Okay? Con la vittoria di Vespasiano su Vitellio si inaugura questa nuova dinastia. Quindi ricordatevi, il 69 è l'anno in cui capita tutto questo. Ci sono queste lotte tra questi quattro imperatori, infatti, vi ho già detto, viene chiamato l'anno dei quattro imperatori, in cui si alternano questi imperatori scelti ognuno da un diverso centro di potere. Galba dal Senato, scusatemi, Otone dai pretoriani, e Vitellio e Vespasiano dall'esercito, con la differenza che Vitellio è stato scelto dalle legioni romane accampate in Germania, mentre Vespasiano è stato scelto dalle quelle accampate in Giudea. Ok? Questo chiaramente dimostrò che cosa? Che non esistevano più regole per la successione all'impero, e che non era necessario essere a Roma per diventare imperatore, perché uno era in Giudea, l'altro era in Germania. E chiaramente, che cos'è che importava? Che cosa ci fa capire quest'anno? Perché è così importante? Non era mai capitato, no, che in un anno si alternassero la bellezza di quattro imperatori. Ci fa capire che era solo la forza delle armi. Chi aveva la forza delle armi aveva il potere poi per diventare imperatore. Ok? La dinastia dei Flavi governa dal 69, quindi anno in cui Vespasiano prende il potere, fino al 98. Sono tre gli imperatori che appartengono a questa dinastia. Dal 69 al 98 gli imperatori furono Vespasiano, Tito e Domiziano. Adesso li andiamo a vedere più nel dettaglio. Allora, Vespasiano, ricordatevi che vi dirò delle cose che non sono scritte sulle slide, quindi dovete prendere un quaderno, scrivere gli appunti, perché poi vi chiedo chiaramente le cose che sto spiegando, ok? Vespasiano governò dal 69 al 79 d.C., furono 10 anni di governo. Si concentrò soprattutto Vespasiano sul rafforzare il potere imperiale, che, se vi ricordate,
dovreste ricordarvi, dovreste saperlo, che il potere imperiale non esisteva in realtà. La carica di imperatore era una carica fittizia, vuota, perché in realtà cosa continuava a esistere? Roma ufficialmente continuava a essere una repubblica sin dai tempi di Ottaviano. Non esisteva la carica di imperatore. Ufficialmente, poi sappiamo perfettamente che era l'imperatore a detenere tutti i poteri dello Stato, grazie al fatto che Ottaviano si era addossato la carica della tribunicia, il potere della tribunicia potestas, era diventato Augusto, pater patriae, eccetera, la sacra sanctitas, tutti questi poteri che di fatto gli consentivano a lui di governare, no? Però comunque rimaneva il fatto che non esisteva la carica di imperatore. Vespasiano, per riappacificarsi un po' con il Senato, lui aveva l'appoggio dell'esercito, delle legioni, abbiamo visto, della Giudea, no? Per riappacificarsi con il Senato, scusate, questo è Oscar, per riappacificarsi con il Senato, fece approvare la Lex de Imperio Vespasiani. Lex de Imperio, chiaramente in latino, vuol dire la legge sull'impero di Vespasiano, che poi andremo a vedere meglio sul dettaglio. In sintesi, che cos'era questa? Stabiliva quali fossero le prerogative dell'imperatore, quindi attribuiva all'imperatore la carica effettiva, questa legge. Esisteva da questo momento in poi la carica di imperatore all'interno della Repubblica Romana. Ok? Poi cosa fa Vespasiano di importante? Limita in parte il potere dell'esercito, risana le finanze pubbliche, poi vediamo come in maniera più dettagliata, e poi finanzia diverse opere pubbliche. In particolare è importante perché sotto il suo impero iniziò la costruzione dell'anfiteatro Flavio, meglio conosciuto come Colosseo. Okay? Il Colosseo, come lo conosciamo noi, iniziò ad essere costruito proprio sotto l'impero di Vespasiano. Muore nel 79 lasciando il potere al figlio Tito. Adesso vediamo più nel dettaglio tre cose che riguardano Vespasiano, ok? E la Lex de Imperio Vespasiani, che cos'è? Se vi ricordate, vi avevo detto che Nerone, dopo la sua morte, era stato condannato alla damnatio memoriae. Che cosa vuol dire damnatio memoriae? Che fu una decisione presa dal Senato, chiaramente, che era il principale avversario politico di Nerone. Se vi ricordate, la damnatio memoriae, che cos'è? Quindi la condanna della memoria, sarebbe in italiano. E significava che Nerone doveva essere cancellato dai memoriali, dagli annali, degli storici, non se ne doveva trovare traccia da nessuna parte. Era stato così pessimo il suo governo per quel che riguarda nei confronti dell'aristocrazia senatoria che non se ne doveva più parlare addirittura. Ok? Tutti dovevano scordarsi di questo imperatore. Chiaramente Nerone però era un imperatore, quindi condannare alla damnatio memoriae un imperator significava in qualche modo anche negare l'autoritas, l'autorità del principe. Un principe che viene condannato alla damnatio memoriae non è solo quel principe che perde autorità, cioè non è solo Nerone, è la carica stessa che in qualche modo è stata indebolita dal Senato, no? Che addirittura ha condannato un imperatore alla damnatio memoriae. Vespasiano, che non proveniva neanche da una famiglia aristocratica, non era un aristocratico, era un soldato, Vespasiano, e dopo aver vissuto quell'anno particolare dei quattro imperatori, quindi un anno di caos all'interno dell'impero,
preferì che il suo ruolo venisse riconosciuto dal Senato, lui scelto dall'esercito, per cercare di calmare le acque, cercare un secondo di ristabilizzare un po' la situazione politica a Roma, che cosa decise di fare? Decise che dovesse essere il Senato, a riconoscere e a definire la carica di imperatore. In questo modo, chiaramente, da una parte aveva già l'appoggio delle legioni, dall'altra parte sperava in questo modo di ricevere anche l'appoggio del Senato. Ok? Quindi, in questo modo, Vespasiano che cosa dice? Qual è il messaggio che vuol far trapelare in questo modo? Che il principato nuovo, quello che si andava a creare adesso con lui, non doveva basarsi soltanto sulla forza, ma chiaramente anche su un consenso ampio. E nel 69 il Senato promulgò la Lex de Imperio Vespasiani, che definiva le prerogative del principe e stabiliva i limiti delle sue funzioni, quindi istituiva la carica di principe. La legge, fondamentalmente, in maniera molto sintetica, prevedeva che l'imperatore, nell'interesse dello Stato, avesse il diritto e il potere di agire in ogni questione secondo la sua volontà. Quindi i poteri dell'imperatore erano assoluti. Ok? Di fatto non cambia niente rispetto ai poteri che poteva avere un Ottaviano o un Tiberio. Però adesso esisteva ufficialmente una legge promulgata dal Senato che ufficializzava la carica e la magistratura dell'imperatore. Ok? E quindi questa è la grande novità di questa legge. L'imperatore, in quanto tale, diventava un organo dello Stato romano previsto dalla legge, con compiti e limiti definiti. Ok? Allora, per quanto riguarda invece il Colosseo venne iniziata la sua costruzione nell'80 d.C. e ci vollero ben 8 anni di lavori Quindi dall'80 al 72-71 d.C. l'inaugurazione non avvenne durante il regno di Vespasiano, ma sotto il regno del suo successore, suo figlio Tito. Quando venne, insomma, inaugurato la fine dei lavori, ci furono 100 giorni di feste ininterrotti con giochi di gladiatori, combattimenti di belve, che ai romani piacevano tantissimo. I romani erano un po' violenti. E i giochi violenti piacevano tantissimo. Pensate che il Colosseo poteva ospitare la bellezza di 50.000 persone, tante per l'epoca. Era il più grande anfiteatro del mondo. Tra l'altro, altre cose da sapere, il Colosseo fu costruito sul luogo dove Nerone aveva creato un lago artificiale dopo l'incendio di Roma, nel luogo in cui Nerone, si dice, aveva previsto la costruzione della sua Domus Aurea e aveva già iniziato la costruzione di questa Domus Aurea facendo installare un lago artificiale. Vespasiano individua proprio quello spazio. Quindi fa demolire il lago artificiale e inizia lì la costruzione del Colosseo, perché chiaramente era un messaggio politico che voleva dare. Era un messaggio politico perché Nerone ormai era ricordato dall'opinione pubblica come un pessimo imperatore, un imperatore che aveva addirittura incendiato Roma per arricchire se stesso, per creare una villa, la Domus Aurea, no? Quindi chiaramente il segnale che Nerone stava dando all'opinione pubblica, Vespasiano che stava dando all'opinione pubblica, era quella di far vedere che lui invece
donava al popolo romano il più grande anfiteatro del mondo al posto della Domus Aurea di Nerone. È un messaggio politico molto forte questo, no? Che chiaramente porta a sé gran parte dell'opinione pubblica. L'anfiteatro perché viene. Scusate, che è una caduta. L'anfiteatro perché viene chiamato Colosseo? Dal nome della statua di Nerone, gigantesca, chiamata appunto Colossus Neronis, che si trovava vicino a quell'edificio. Quindi spesso, tra l'altro, c'è un po' di confusione storica, no? Alcuni anticamente pensavano che il Colosseo fosse stato costruito da Nerone. In realtà, appunto, il Colosseo è costruito dai Flavi. E prende il nome di Colosseo anche perché, no, perché c'era questa statua gigantesca di Nerone che era chiamata appunto Colossus di Neronis, quindi il colosso di Nerone, che si trovava molto vicino all'edificio e per questo ha preso il nome che noi conosciamo di Colosseo. Ok? Adesso andiamo avanti. Quindi Vespasiano muore, le succede il figlio Tito. Tito si era già distinto durante il regno di Nerone per avere represso, quindi durante il regno di Nerone, per avere represso insieme al padre Vespasiano la rivolta degli ebrei in Palestina nel 67 d.C. Fu una repressione durissima che i romani furono obbligati. No. Allora, quindi. Vespasiano muore, e muore nel 79, gli succede Tito, il figlio Tito. Tito si era già distinto durante il regno di Nerone per aver represso insieme al padre Vespasiano la rivolta degli ebrei in Palestina nel 67. Fu una rivolta durissima, quella degli ebrei, che poi causò una repressione altrettanto dura da parte dei romani che uccisero centinaia e centinaia di ebrei. E gli storici si sono chiesti più volte il motivo per cui la Palestina e in particolare il popolo ebraico fossero così tanto ostili nei confronti dell'impero romano. Voi vi ricordate che già nel 63 a.C. Pompeo, quando riuscì a sconfiggere Mitridate nella campagna contro Mitridate e sistemò le province orientali, no? Creò la provincia della Giudea, che era uno stato tributario, doveva dare dei tributi a Roma. Dopo Augusto annesse la Giudea, questo non l'avevamo studiato, Augusto annesse quella provincia, cioè quello stato tributario, la Giudea, l'annesse alla provincia della Siria, quindi divenne una provincia unica. Da quel momento in poi, ma sin dall'inizio, dalla sottomissione della Giudea e all'annessione di questa regione all'impero romano, ci furono costanti rivolte da parte degli ebrei contro i romani. E gli storici si sono chiesti come mai proprio questo popolo e non altri popoli non riuscivano a stabilizzarsi, a riappacificarsi nei confronti della cultura romana. Gli storici si sono chiesti se addirittura si potesse parlare di antisemitismo da parte dei romani nei confronti degli ebrei, cioè se c'era proprio un problema razziale di fondo. E si sono risposti gli storici negando questa affermazione, cioè non esisteva all'epoca il concetto di antisemitismo. C'erano sì dei pregiudizi nei confronti degli ebrei, dell'ignoranza, ma dell'ignoranza nei confronti di ciò che era la religione ebraica. Però i romani si sono sempre mostrati estremamente tolleranti con tante culture diverse. E il concetto di antisemitismo è un concetto molto moderno che nasce alla fine dell'Ottocento e poi sapete che si sviluppa all'inizio del Novecento fino a raggiungere i vertici con Hitler
prima della Seconda Guerra Mondiale e durante la Seconda Guerra Mondiale. I romani non erano antisemiti, ok? Non c'era un problema razziale di fondo. E allora perché gli ebrei non erano costantemente in rivolta contro i romani? È per un problema però culturale, perché gli ebrei non accettavano, erano insofferenti al dominio dei romani, non accettavano il dominio dei romani, si sentivano in qualche modo possessori di una cultura totalmente diversa da quella romana, perché sapete, no? Gli ebrei chiaramente erano monoteisti. I romani ormai non erano neanche più particolarmente religiosi, e comunque la religione ufficiale dell'impero era una religione politeista, no? C'erano Giove, Nettuno, Ade, gli dei ancora legati a una tradizione antichissima, pre-repubblicana, che non aveva niente a che fare col monoteismo ebraico. E poi soprattutto abbiamo visto che la carica di imperatore spesso è stata accostata a una carica quasi divina, no? E l'imperatore in alcune province, e alcuni imperatori in particolare, volevano farsi venerare come degli dèi. Ricordate Caligola, Nerone stesso, ma ce ne furono parecchi, insomma, anche la carica, no, di Augusto, che venne introdotta da Ottaviano, aveva un valore sacro, e per gli ebrei era impossibile, era proprio un peccato. Peccato è una parola cristiana, però fa capire molto bene anche dal punto di vista ebraico di cosa si trattasse, no? Per un ebreo, considerare Dio un imperatore era il più grande peccato di idolatria che potesse commettere un credente. L'imperatore non poteva essere considerato un dio, quindi erano proprio inconciliabili queste due culture. E tra l'altro gli ebrei non sopportavano che i non ebrei potessero passeggiare tranquillamente nei loro templi, ad esempio. E invece più di uno, Pompeo stesso profanò il Tempio di Gerusalemme, Crasso, che aveva addirittura tentato di saccheggiarlo e non rubarne, scusate, impossessarsi del tesoro degli ebrei. Quindi, oltre a tutti questi problemi culturali, si venne a creare anche all'interno del mondo ebraico una setta di un'organizzazione, no? Un'organizzazione interna alla cultura ebraica, composta da gli Zeloti, ok? Chi erano questi Zeloti? Erano gli appartenenti, i membri di questa setta, che attendevano l'avvento di un salvatore che liberasse la Giudea dal dominio straniero, ed erano dei fanatici, dei religiosi. Più che religiosi, appunto, dei fanatici, e molto attivi, che preoccupavano tantissimo l'impero e il governo romano, perché tra l'altro si erano diffuse dicerie sulla possibile caduta dell'impero romano a discapito invece di un re d'Oriente che sarebbe venuto. Di origine ebraica, che sarebbe venuto e avrebbe preso il posto dell'imperatore romano e avrebbe governato su tutti i popoli. A discapito di tutte queste dicerie, di questo attivismo estremo, fanatico degli Zeloti, il governo romano, sotto Nerone, rispose con la forza, nuovamente, come era già successo. Ma questa volta in maniera molto più dura. Sotto il regno di Nerone, nel 66 d.C., scoppiò la prima rivolta giudaica, quindi gli ebrei si ribellarono a Roma, e la reazione romana fu guidata, appunto, come avevo detto in partenza, da Vespasiano e da suo figlio Tito. La guerra divenne molto feroce. I romani temevano di perdere autorità in Oriente,
I giudei invece avevano paura di vedere cancellata la loro fede, questo era il motivo per cui si combatteva. E nel 70 d.C. Gerusalemme cadde e il tempio venne distrutto. Quindi nel 70 il tempio di Gerusalemme viene distrutto. Ok? E quindi questo è ciò che capita. Prima, che si collega bene a Tito, okay? Perché Tito fu il principale protagonista di questa repressione della rivolta ebraica. Questo evento, tra l'altro, dette origine alla grande diaspora che portò il popolo ebraico alla sua dispersione per tutto il territorio dell'impero. Ricordatevi questa parola, diaspora, perché è una parola che troveremo spesso nella storia. La diaspora sarebbe la fuga in tutto il mondo, da un luogo di origine ad altri luoghi, per gli ebrei, okay? La fuga, la migrazione degli ebrei che sono costretti a scappare perché sono perseguitati o vengono sconfitti, eccetera. La repressione della rivolta causò la prima grande diaspora della storia del popolo ebraico. Ce ne furono tante, diverse di diaspore. Ricordatevi questa parola. Il regno di Tito poi è famoso, cioè che cos'altro è capitato? Perché durante il regno di Tito? Perché Tito in realtà governò 3 anni, dal 79 all'81. E perché nel 79, durante il suo regno, avvenne la famosa eruzione del Vesuvio che distrusse Ercolano, Pompei e Stabia. Tito fu un imperatore in quei 3 anni che si distinse per la saggezza e la moderazione dei suoi atteggiamenti, quindi riuscì a mantenere, come in parte il padre, un atteggiamento di rispetto nei confronti degli altri centri di potere, in particolare del Senato. Morì dopo solo 2 anni e mezzo di impero, nell'81, ok? E gli successe. Oddio, gli successe Domiziano. Allora, a Tito successe il fratello Domiziano, era il fratello di Tito. Domiziano governò dall'81 al 96, quindi furono 15 anni di impero. E Domiziano si rivelò subito un imperatore dal carattere molto più duro e dispotico del fratello. Fu un ottimo amministratore, in politica estera potenziò le fortificazioni e i contingenti militari lungo il Reno, quindi nella parte occidentale in Germania e il Danubio, e migliorando così il sistema di difesa del limes. Ricordatevi questa parola, non mi ricordo se ve l'ho già accennata. Il limes è una parola latina che vuol dire confine. Il limes dell'impero sono chiaramente i confini dell'impero. Questo per quanto riguarda la politica estera. Per quanto riguardò la politica interna, si impegnò a risanare le finanze dello Stato, punì gli abusi dei governatori nelle province, aumentò la paga dei soldati. E è passata alla storia però Domiziano come un despota e come uno di quegli imperatori un po' come Caligola e Nerone, che volevano accentrare su di sé tutto il potere, non riguardosi, del Senato e degli altri centri di potere. In realtà Domiziano fu, come vi ho già detto, un ottimo amministratore dello Stato, non fu uno svalvolato, ok? Come la tradizione, le fonti storiche ci ricordano Caligola o Nerone. Però sicuramente lottò a livello politico, ma anche poi a livello proprio di contrasti e di lotta con il Senato, e tanto che chiaramente non riuscì a mantenere un bel rapporto col Senato. Si attribuì la carica di censore a vita. Ricordate chi era il censore nella Repubblica? E il censore era colui che doveva
fare i censimenti, quindi preoccuparsi di capire chi poteva entrare in Senato e chi no, a seconda delle terre che aveva, del denaro che aveva, attraverso il censimento, no? Tizio a tot proviene dalla famiglia di origine questa, ha un tot di ricchezze, quindi a lui è consentito di venire, di essere rappresentato in Senato. Lui si attribuisce questo nuovo potere che gli altri imperatori non avevano, e di censore a vita, e il potere della censura perpetua nell'84 d.C. Che cosa significava questo? Che fondamentalmente lui aveva il potere di sostituire a suo piacimento i senatori. Quindi, se un senatore andava contro Domiziano, chiaramente Domiziano diceva: tu non mi piaci, io ti sostituisco. Era un potere molto forte che chiaramente non andava a conciliare e a pacificare i rapporti tra imperatore e senato. Inoltre, quindi sicuramente questo fu un elemento di disunione tra imperatore e senato, ma l'altro elemento di disunione fortissimo fu il fatto che lui pretese che accanto al titolo di Dominus venisse chiamato anche Deus. Dominus in latino vuol dire signore, Deus vuol dire Dio, quindi lui doveva essere, come al solito, signore e Dio, come al solito nel senso che si rifà a quegli imperatori che utilizzavano il titolo di imperatore con questa sfumatura divina, ok? E chiaramente sapete benissimo, come abbiamo visto, che la cultura romana non prevede che una carica statale come quella di imperatore possa essere associata anche a una divinità, con tutto ciò che ne consegue. Quindi, quando si parla di un imperatore, vuol dire che il senatore, quando arriva e vuole parlare con l'imperatore, si deve prostrare ai suoi piedi, si deve inchinare, si deve rivolgere a lui come se non fosse un essere umano, ma un essere divino. Anche questo creò disunione tra lui e il senato. Inoltre, nel 95 d.C., è importante ricordare un altro evento che avviene sotto Domiziano, ovvero la prima persecuzione contro i cristiani. I cristiani in quanto tali. Nerone, ricordatevi che aveva dato la colpa ai cristiani dell'incendio di Roma, ma Nerone non sapeva nemmeno chi fossero i cristiani. Si confondevano i cristiani, gli ebrei, la cultura romana sapeva poco di questa religione che stava sorgendo. Ed era proprio agli albori. Invece, con Domiziano avviene la prima persecuzione contro i cristiani in quanto tali, e poi la vedremo meglio studiando l'unità sul cristianesimo. E nel 96, come spesso capita agli imperatori che non mantengono un buon rapporto con il Senato, Domiziano viene assassinato in un attentato organizzato dall'aristocrazia senatoria. Siamo nel 96 d.C. e così termina la dinastia Flavia. Prima di morire, Traiano scelse come successore Adriano. Anch'egli era di origine spagnola e fu un grande imperatore tanto quanto Traiano. Non si dedicò però alle conquiste, anzi, lui era un intellettuale, un amante della letteratura, dell'arte e evitò di condurre nuove campagne di conquista e puntò invece a consolidare il territorio del limes, delle frontiere, dei confini, tanto che fece costruire tantissimi, no? Tantissimi valli. I valli sarebbero delle fortificazioni, delle cinte murarie. Il più famoso è quello in Britannia. La Britannia è l'odierna Gran Bretagna, ok? Il limes, il vallo di Adriano, sarebbe quello che limitava, oggi diremmo, l'Inghilterra dalla Scozia. Ed è il più famoso vallo costruito dai Romani perché era lunghissimo, era la bellezza di 120 km. E ancora oggi, se doveste andare in Inghilterra, ci sono ancora ci sono ancora dei resti di del de, 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 de,
del vallo. E quindi questo che cosa volevo dire? Ecco, quindi Adriano decise di non conquistare altre terre, no? Ormai l'impero con Traiano, quindi con l'imperatore precedente, ferma il periodo di conquiste. Okay? L'impero romano ormai si è stabilizzato nei territori che conoscete e era un impero vastissimo, gigantesco, che bisognava saperlo tenere insieme, okay? Perché pensate, andava dall'Inghilterra, quella che noi oggi conosciamo come l'Inghilterra, fino all'Iraq, dal Portogallo fino alla Turchia. Era un impero gigantesco, non era soltanto mezza Europa di oggi, ma era anche tutto il Nord Africa, gran parte del Medio Oriente, quindi era un impero gigantesco. E Adriano decise di fermarsi con l'espansione, non solo Adriano, da Adriano in poi l'impero non si espanderà più territorialmente. Okay? Nel 138, Adriano regna dal 117 al 138, e Adriano adotta come successore Tito Aurelio Fulvio Antonino, che viene chiamato come viene più famoso come Antonino Pio, che anche lui fu un imperatore, un grande imperatore, cercò di preservare e mantenere la pace e la stabilità dell'impero, pose un freno alla politica espansionistica imperiale, esattamente come Adriano, si limita a difendere i confini, facendo costruire addirittura un vallo più a nord di quello che aveva già fatto costruire Adriano in Scozia, viene soprannominato il Pio. E Pio in latino vuol dire devoto, la pietas era un senso che aveva un'accezione un po' diversa dalla pietà di noi oggi. La pietà oggi è un valore cristiano, no? In epoca romana la pietà invece aveva a che fare con la devozione nei confronti delle divinità, la tolleranza, il senso di giustizia. E questo profondo spirito religioso nei confronti della tradizione romana. E quindi fu un grande imperatore perché mantenne la pace e non promosse nuove guerre, ebbe è rimasto famoso soprattutto per questa tolleranza, ok? Vabbè, muore nel 161 e indica come successore il figlio adottivo Marco Aurelio Antonino. Marco Aurelio regna dal 161 al 180 d.C. e lui è romano, viene ricordato come un imperatore filosofo perché scrisse un'opera molto importante tutt'oggi che sono I Ricordi, è il titolo dell'opera. E durante il suo regno, ci furono però, a differenza degli altri tre imperatori, notevoli problemi. Innanzitutto perché dalla periferia, dell'impero giunsero alcune popolazioni barbariche che minacciarono i confini e la stabilità dell'impero. Quindi dai confini dell'impero arrivarono queste popolazioni barbariche, che iniziarono a che provarono a entrare all'interno dell'impero romano. Inoltre, oltre a questo problema, un'altra grandissima causa, scusatemi, un altro grandissimo fattore causò una crisi all'interno dell'impero romano, un'epidemia di peste, un'epidemia di peste che fece strage, secondo alcuni storici, della metà. Per affrontare questo periodo di crisi, Marco Aurelio associò al suo potere, il proprio fratello, un fratello adottivo che si chiamava Lucio Vero. Introdusse così una grande novità, perché per la prima volta l'impero veniva retto da una diarchia, diarchia vorrebbe dire due re al potere, due imperatori al potere.
In realtà però questa, perché è importante? Perché poi vedremo più in là, studiando l'impero, che l'impero si dividerà, no? In impero romano d'Oriente, impero romano d'Occidente. Questa è la prima volta in cui l'impero si sente il bisogno, si sente la necessità di due imperatori che gestiscano i confini dell'impero, perché non, Aurelio si aveva difficoltà a gestirlo in maniera autonoma. Però la scelta in realtà non portò fortuna all'impero romano, perché è vero, morì prematuramente e quindi Marco Aurelio si trovò da solo a dover affrontare tutti e due i pericoli, sia quello interno, sia sul fronte interno la peste, che sul fronte esterno i barbari, da solo. Quindi, perché vi ho parlato di questo episodio della diarchia? Perché è importante poi perché si collega a ciò che verrà dopo nell'impero. È il primo sintomo del fatto che c'è una difficoltà amministrativa di gestione dell'impero che porterà poi vedremo, a conseguenze di divisione addirittura delle regioni territoriali dell'impero stesso. Quindi da una parte a nord, lungo il confine danubiano, c'erano delle tribù germaniche che erano quelle dei Marcomanni e dei Quadi, che spingevano da nord in Germania e addirittura la forza d'urto di queste popolazioni barbariche fu così forte e improvvisa che arrivarono, conquistarono gran parte della penisola balcanica, saccheggiarono gran parte della penisola balcanica e poi si riversarono verso l'Italia, la penisola italica, arrivando e mettendo a ferro e fuoco la città di Aquileia nel 166 d.C. Fu Marco Aurelio in persona che assunse il comando della controffensiva romana. Aquileia sapete dov'è, giusto? Guardate nella cartina. Nel 175 i barbari, grazie a questa controffensiva guidata da Marco Aurelio, furono respinti i barbari oltre il Danubio e costretti ad stipulare un accordo di pace. 2 anni dopo, però, ripresero le ostilità e proprio nel corso di una campagna militare contro i barbari, Marco Aurelio morì di peste, quindi di quella dell'altra causa che vi ho detto che aveva scatenato questa crisi all'interno di questo periodo storico dell'Impero Romano. Marco Aurelio muore nel 180 d.C. Dopo la morte Marco Aurelio aveva già associato, dopo in realtà la morte di Lucio Vero, suo fratello adottivo, il potere al proprio figlio Commodo, garantendogli la successione. In questo modo, però, che cosa successe? Che garantendo la successione al proprio figlio si ripristinava l'usanza di eleggere qualcuno in linea di sangue, non più per meriti. Commodo, infatti, quindi si interrompe il principio dell'adozione che aveva guidato la scelta del successore dall'impero fin dai tempi di Nerva, e la scelta si dimostrò, guarda caso, inadeguata. Commodo giunse al potere a soli 18 anni. Se avete visto Il Gladiatore, che potrebbe essere un film che potreste guardare in questo periodo, Commodo è Joaquin Phoenix, è l'attore che fa Commodo, appunto, nel film, che è un po' il cattivo, no? Contro cui il gladiatore prova a combattere. Guardatelo il film, è bello. Aspettate, quindi stavo dicendo che la scelta si dimostra inadeguata, la scelta di Commodo, perché lui innanzitutto giunse al potere quando aveva soltanto 18 anni e come al solito si preoccupò, come al solito nel senso come tutti gli imperatori che gestiscono male il proprio potere, si preoccupò soltanto di diffondere il culto della propria persona. Non si curò dei problemi che affliggevano l'impero, limitandosi a conquistare soltanto il consenso della plebe e dei militari attraverso la distribuzione di alimenti e di donazioni. Commodo
Con il passare degli anni si accentuarono sempre di più gli aspetti autoritari e tirannici delle sue scelte, mentre lo scontento si diffondeva tra i diversi strati della popolazione, tra l'aristocrazia senatoria. E come sapete, quello che capita agli imperatori che si atteggiano in questo modo nei confronti dell'aristocrazia senatoria, muore, viene ucciso durante una congiura e nel 192 d.C., mettendo fine in questo modo al secolo d'oro dell'impero e